Signore e signori, buonasera, benvenuti all'Archivio di Stato di Genova e in particolare anche grazie per aver affrontato il tempo veramente inclemente di oggi, che è un po' un peccato perché per il relatore di oggi speravo di avere più persone in sala, perché il professor Marco Berisso dell'Università di Genova è non solo uno dei curatori della mostra, ma anche quello che ha reso possibile la mostra, facendo partire tutto quell'infernale meccanismo amministrativo per avere i finanziamenti, che è una cosa che posso dire, per una persona di cultura, non è esattamente la cosa più congeniale, ma in questo caso è riuscita molto bene e siamo riusciti anche a, grazie al finanziamento arrivato grazie al professor Berisso, ad organizzare questa mostra. Il professore insegna all'Università di Genova, al Dipartimento di IRAS, insegna filologia e come già un'altra nostra relatrice, Simona Morando, studia non soltanto l'epoca più antica, il 2 e il 300, ma anche l'epoca più moderna, l'8-900, nella poesia italiana. Ci parlerà oggi della circolazione ligure dei manoscritti della Commedia e lo ringraziamo per aver aderito al nostro invito e per essere venuto a parlare in questa sede dell'Archivio di Stato di Genova, così bistrattato ultimamente, salito all'onore della cronaca non per i suoi meriti scientifici, ahinoi, ma per il crollo totale della possibilità di apertura dovuta alle carenze di personale. Ringrazio quindi il professor Marco Berisso e lo lascio alla vostra attenzione. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi, grazie dell'invito. Insomma, mi fa piacere appunto anche, sostenere per quello che può servire appunto la questione in generale, l'archivio, la questione degli archivi, che credo sia un problema che andrebbe forse affrontato con un pochino più di coscienza in questa nazione. Comunque, insomma, facciamo con quello che abbiamo a disposizione, come ahimè sempre più spesso accade. Allora, quello di cui vorrei parlarvi stasera è appunto quella circolazione ligure, le virgolette, spero che si chiariranno, insomma, nel corso di quello che riuscirò a dire e se riuscirò a dirlo, riguarda appunto non tanto, e vedremo anche se un po' quello riguarda, non tanto il contenuto della Commedia di Dante, quello che c'è dentro, ma il modo in cui questo testo è riuscito a circolare, è stato letto, è stato utilizzato e fruito dai primi lettori. Naturalmente, tenendo d'occhio due cose: uno è il panorama generale della fruizione dei testi letterari nel Medioevo, e l'altro è appunto la particolare, vedremo, ci sono dei motivi per cui è particolare, fruizione della Commedia. Naturalmente tenendo conto quello che noi abbiamo qua in mostra, perché insomma, credo che sia una cosa di cui possiamo andare fieri tutti quelli che l'hanno organizzato, e sono molti, al di là appunto dei curatori, sono stati veramente tanti. È una mostra che rappresenta veramente molto bene il panorama generale di che cos'era leggere la Commedia di Dante nel Medioevo. Ci sono, fra frammenti, codici interi, digitalizzati, c'è un panorama veramente amplissimo che il catalogo testimonia molto bene, e che, vi assicuro, io un po' di mostre in quest'anno dantesco in giro ne ho viste, posso dire che di questo livello non ce ne sono tantissime, ecco. Siamo stati un po' fortunati a trovare molti materiali anche esposti per la prima volta, però insomma va detto che è una mostra molto rappresentativa. Infatti vedremo che, rispetto a quello che dirò, più o meno quasi tutte le modalità con cui la Commedia di Dante viene fruita e letta dalla morte di Dante, diciamo dal 1321 in poi, forse un po' dopo, 1325, fino alla fine del 400, più o meno le troviamo tutte. Naturalmente, quando noi affrontiamo questo tipo di discorso, dobbiamo sempre immaginare che alcune regole che per noi sono
quasi banali di riconoscimento di un testo letterario, cioè ad esempio l'idea che la poesia si scrive andando a capo in colonna, non sono valide da sempre e per sempre. Ad esempio proprio questo ultimo esempio, l'idea secondo cui i sonetti, le canzoni, le poesie si fanno, no, con tanto spazio bianco intorno e in colonnate, nei testi medievali non era affatto vero. Questo è uno dei codici che abbiamo qui in mostra digitalizzato, un manoscritto dei più famosi che è il codice 190 della biblioteca comunale Passerini Landi di Piacenza, quindi codice che i dantisti usano spesso questi nomi come se stessero parlando di loro parenti, per cui questo è il landiano, non ce ne sono altri, quindi il landiano è questo qui. Ecco, quindi il landiano è un codice che oltre ad avere la commedia di Dante anche delle poesie liriche. Qui vedete ad esempio, questi sono due sonetti di Guittone d'Arezzo. Come vedete non sono scritti come noi ci aspetteremo un sonetto, ma sono scritti in prosa, a mo' di prosa. Questo vale per questi sonetti di Guittone d'Arezzo e vale nello stesso manoscritto, se riesco a farcela, ecco, per la canzone di Dante, Le dolci rime d'amor ch'io solia, che è sempre nello stesso manoscritto. E non è una cosa che riguarda solo questo codice, naturalmente, riguarda tutti i manoscritti, anche manoscritti un pochino più eleganti. Questo è un codice che non ha Dante, è un codice della fine del 200, più o meno dell'ultimo quarto. Oggi è la Biblioteca Nazionale di Firenze, appunto, è un banco rari, sono i codici più preziosi. Questo è un codice bellissimo, un apparato di miniature di scuola bolognese meraviglioso. Questa è una canzone di nuovo di Guttone d'Arezzo, vi ho messo sempre lui perché insomma così avete idea di come è sempre. Ecco, come vedete anche questa canzone viene impaginata come se fosse prosa, c'è soltanto lo spazio, un minimo spazio per indicare la fine di una strofa rispetto a quella successiva, ma questa era la percezione. Un lettore medievale leggeva così la poesia, non come la leggiamo noi, non ci pensava nemmeno. E allora, se noi vogliamo capire come si leggeva questa poesia, dobbiamo prima di tutto capire appunto come veniva messa in un codice, come veniva organizzata, che pubblico, per capire che pubblico che la leggeva e soprattutto cosa si aspettava questo pubblico quando prendeva in mano un manoscritto, come noi quando prendiamo appunto un libro, apriamo e vediamo che ci sono poche righe con uno spazio bianco, sappiamo che leggeremo della poesia. Bene. Capire questo vuol dire andare a vedere, prima ancora del contenuto, che tipo di supporto utilizzavano, pergamena, carta, come impaginavano questi testi, con che scrittura la scrivevano, c'erano o non c'erano delle illustrazioni. Tutti questi elementi erano tutti segnali che indicavano al lettore cosa si sarebbe trovato davanti. Il problema fondamentale cos'è? È che la commedia di Dante, per quanto a noi possa sembrare strano, era qualcosa di assolutamente impensabile prima della sua esistenza. Per noi leggere la commedia è una cosa banale, no? Lo prendiamo in mano, tutti noi sappiamo come inizia i primi versi, alcuni ne sanno anche passi più ampi, magari può non piacerci, può piacerci, possiamo fare fatica a leggere, ma questo diciamo è un dato secondario. Nessuno di noi ha però dubbi su cosa abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte un testo letterario in poesia. Persino banale, se vogliamo, no? Perché siamo abituati all'idea che la poesia è in rima, siamo abituati a leggere poesie in terzine, perché ce ne sono tante, ce ne sono ancora nel Novecento, Pascoli scrive in terzine, quindi non ci sono grosse novità. Siamo abituati a leggere dei poemi narrativi, un po' strani, magari allegorici e così via. Siamo anche abituati, in un certo senso, a non discutere neanche il valore della commedia di Dante, è ovvio, cioè per noi la commedia è un testo fondante della società occidentale e non solo occidentale, probabilmente per certi aspetti. Una delle ultime trasformazioni della commedia è stata la sua trasformazione in un manga. È una cosa molto interessante perché ha trascritto integralmente, adesso mi sfugge il nome di questo autore giapponese, ma ha trasformato l'intera commedia Le Tre Cantiche in un manga, quindi evidentemente anche nella società giapponese non ci sono dubbi,
circa la presenza e l'importanza culturale della commedia, per non parlare dell'importanza che ha Dante nella nostra prospettiva. Bene, tutto questo, se noi ci mettiamo nei panni di un lettore medievale, non è vero. Perché? Perché non esistevano testi di quel tipo. Non c'erano, ad esempio, testi con una struttura metrica in terzina. Le prime terzine che noi conosciamo sono quelle della Commedia di Dante. Quindi già dal punto di vista metrico l'idea di un poema fatto in quel modo era completamente anomala. Non parliamo del fatto che il personaggio che diceva io era un personaggio reale, che si chiamava Dante Alighieri e che anzi ci teneva durante tutto il poema a farci sapere quello che gli era successo, dove l'avevano spedito, i suoi nemici, i suoi amici, come li divideva. All'inizio sapevamo il nome della sua fidanzata, Beatrice. A me sembra banale, Beatrice, ma pensate cosa voleva dire a Firenze, nella Firenze dell'età di Dante. La commedia inizia a diffondersi nel 1314 più o meno, tutti conoscevano Beatrice che era morta, ma era ancora vivo il marito, e quindi trovarsi un poema in cui questa donna morta, giovane, moglie di un concittadino, improvvisamente diventa l'intermediaria tra la Madonna, Santa Lucia e Virgilio. Cioè, era una cosa inaudita. E allora, insito proprio in questa stranezza, che noi, appunto, ripeto, arriva soltanto in parte molto molto attenuata, c'era la necessità a quel punto di restituire su una pagina di un manoscritto, tutta questa anomalia, naturalmente prima di tutto l'anomalia formale. E quindi bisognava in qualche modo riprendere dei modelli. Non esisteva nulla di simile, quindi non c'era un modello come poteva essere appunto per la poesia lirica, come abbiamo visto. Si scrivono a mo' di prosa, si lascia semmai un rigo bianco quando finisce la strofa e così via. Cosa si poteva fare? Cosa si poteva prendere? I modelli erano tanti. Il primo, ovviamente, era un modello. Naturalmente non si poteva usare questo modello che abbiamo visto fino adesso. Non sono singole poesie, non è un testo lirico, è un testo lungo, un testo narrativo, quindi questo strumento non era possibile usare. Allora, una prima possibilità cos'era? Era quella di utilizzare il modello dei romanzi. I romanzi francesi, come questo, questa è una copia delle Rec et Enid di Chrétien de Troyes, quindi romanzi cavallereschi, un modello poteva essere questo qui, oppure quello che è il libro più diffuso nel Medioevo dopo la commedia, che è il Roman de la Rose. Di cui noi ovviamente sappiamo ormai poco e nulla, perché non fa più parte ecco, questo sì che è sparito invece dal nostro orizzonte, ma per tutto il Medioevo fino al Cinquecento questo è un libro che in Francia perlomeno è al pari della commedia. Ecco, ad esempio qui abbiamo di fronte un codice, è anche questo molto bello, della St. John's College Library di Cambridge, in cui c'è un testo fatto in questa maniera, cioè come su due colonne, i romanzi francesi in versi si facevano in due colonne, come vedete, con l'iniziale del verso un po' staccata, comunque messa in evidenza rispetto al resto, con delle iniziali o rosse o blu a seconda, o comunque in qualche modo più decorate per indicare che iniziavano delle nuove parti del testo, ecco, e cose di questo tipo. Fra l'altro, il legame con il Roman de la Rose diventa a un certo punto per la commedia di Dante una cosa quasi indispensabile, perché tra le tante stranezze che chi copiava questo testo e quindi chi lo leggeva doveva assimilare, c'era il fatto che Dante diceva che aveva fatto un viaggio nell'aldilà, ma non che aveva sognato, che aveva che lui era andato con i suoi piedi, le sue gambe, il suo corpo, aveva attraversato l'inferno, e forse, diciamo, il corpo lo perde solo quando va in paradiso, ma inferno, purgatorio, eccetera.
Cioè una cosa ovviamente difficile da recepire, da percepire per un lettore medievale e per un uomo anche di cultura medievale, perché può essere un sogno, può essere una visione, ma come un viaggio vero? E allora il Roman de la Rose funziona molto bene, perché nel Roman de la Rose si racconta, è un poema allegorico come l'inizio della commedia, e si racconta che il protagonista un giorno si è addormentato e ha sognato, Questa è la stessa miniatura che abbiamo visto prima all'inizio della pagina. Ci sono tutta una serie di codici della commedia in cui, scusate, no, perché sono venuto un po' troppo veloce, non me lo fa, vediamo. Ah no, cioè non le fa vedere le sfumature, le fa vedere secche. Fidatevi, vabbè, ci provo ancora una volta, no, non ci riesco, va bene. Fidatevi, ci sono tutta una serie di codici in cui Dante dorme. Dante dorme, e ad esempio c'è il codice Egerton 943 in cui si vede alla sinistra Dante che dorme e alla destra Dante che cammina nella selva, perché sta sognando di camminare nella selva. Oppure ce n'è uno bello di un codice della biblioteca marciana, italiano Z53, in cui Dante dorme seduto sulla seggiola, no? Si è addormentato, è un libro aperto, e quindi il sogno è il sogno di uno che sta leggendo un'opera e sogna. Oppure ancora, questo è un codice di quelli che abbiamo qui digitalizzati, il codice, uno dei codici più famosi, il codice conservato alla biblioteca du Château di Chantilly, c'è Dante che dorme e dietro alla selva, quindi è semplice questo legame tra il sonno e quello che viene raccontato. Non c'è scritto da nessuna parte che la commedia sia un sogno. Adesso c'è un tentativo di ritirare, ogni tanto si ritira fuori. Ma Dante non dice che sta sognando, dice che appunto, ripeto, che ha portato il suo corpo faticosamente lungo il mondo. Deve addirittura dormire, perché sennò non riesce a far passare il viaggio nel purgatorio. Quindi era un tentativo da parte dei lettori di razionalizzare una delle tante cose che non tornavano in questo poema. Quindi il modello del romanzo francese soprattutto, ripeto, romanzo cavalleresco e Roman de la Rose, quindi tutta la narrativa in versi, è un modello che immediatamente si rende disponibile ed è uno dei modelli più diffusi, soprattutto nella prima fase della diffusione della commedia. Qui adesso ce ne abbiamo qualche esempio. Quei manoscritti che noi abbiamo una situazione abbastanza strana, non abbiamo nessun autografo di Dante, non abbiamo neanche la firma, non sappiamo neanche se Dante sapeva scrivere, paradossalmente, perché non abbiamo nulla di mano di Dante, ma non abbiamo neanche nessuno dei manoscritti che sicuramente circolavano mentre Dante era vivo. I primi manoscritti che abbiamo di Dante risalgono, quando va bene, a 5-6 anni dopo la sua morte, e quindi relativamente dopo. Non sono nemmeno tanti, la prima fase di diffusione della commedia di Dante, quella diciamo che va dagli anni appunto 20-30 sino agli anni 60-70, conta in totale una settantina di manoscritti con le aggiunte che ci sono state. È quella che l'autore dell'edizione critica che ancora tutti noi leggiamo, qualunque edizione di Dante riporta il suo testo, Giorgio Petrocchi, chiamava l'antica vulgata, cioè la prima divulgazione di Dante. Bene, dentro l'antica vulgata, nella prima fase di diffusione, il modello con le due colonne è il modello principale. Sono su 78 codici, 74 sono fatti su due colonne. Quindi il primo tentativo di leggere Dante è leggerlo come un romanzo. A prescindere dalle incoerenze, lo leggevano come un romanzo. È il modello, ad esempio, che domina a Firenze. Questo è uno dei codici di uno dei più importanti copisti fiorentini, Francesco di Sernardo da Barberino.
che è autore di questo e di altri manoscritti. Un altro manoscritto molto bello è questo, della oggi della Biblioteca Trivulziana, è lo stesso copista, sempre Sernardo da Barberino. E su questo Sernardo da Barberino circolava una leggenda. La leggenda diceva che per pagare la dote alla figlia avesse copiato 100 manoscritti della Commedia e quindi li avesse poi venduti. Naturalmente la cosa è una leggenda, però questa leggenda, come spesso le leggende, nasconde un dato vero, reale, cioè esiste a Firenze negli anni di Francesco di Sernardo e attorno a questa figura di questo copista una vera e propria officina che produce codici di Dante, fatti più o meno tutti alla stessa maniera, su due colonne come questo, usando una scrittura particolare che era la scrittura dei notai, dei cancellieri, la cancelleresca, ma riadattata in modo che non fosse illeggibile ma diventasse una scrittura da libro, e siccome è una scrittura che sta a metà tra una cosa e l'altra viene definita tecnicamente una scrittura bastarda perché ha parte della cancelleresca e parte della libraria, con appunto due colonne, con questa vedete costante del primo verso della terzina all'esterno e gli altri interni, con le rubriche in rosso e con queste iniziali decorate, colorate con dei filetti di decorazione delle astratti intorno, di solito rossi se l'inchiostro è blu e blu se l'inchiostro è rosso della lettera. E sono, ce ne sono un po' di questi copisti, appunto, in realtà non li ha fatti questi, sono quasi 100 effettivamente, sono pochi di meno, però non li ha fatti tutti ovviamente Sernardo, li ha fatti molti delle officine, ci sono un po' di questi copisti che noi li conosciamo, ad esempio c'è il cosiddetto copista di Lau, vedete che è molto simile anche qui, la P è fatta anche qua con i ghirigori, la stessa impostazione, la stessa scrittura. C'è il copista cosiddetto di Ashb, questo non è il codice Ashburnamiano da cui prende il nome, è un altro codice della Laurenziana, ma è sempre fatto da questo copista. Noi non abbiamo il nome, li indichiamo un po' come fanno i pittori sulla base della loro opera più famosa, quindi questo qui è il copista di Ashb. Poi c'è questo che addirittura non ha neanche, è il copista principale, quello che ne ha fatti di più, copista principale dei 100. Vedete che c'è una costante, la rubrica rossa, le due colonne, l'iniziale con i ghirigori, eccetera. Questa officina produce una quantità enorme di manoscritti, perché se ce ne sono rimasti circa un'ottantina vuol dire che ne avranno fatti almeno 5 volte o 6 volte tante. Quindi a Firenze negli anni 40-50 la Commedia è un libro che più o meno hanno in casa tutti e lo hanno in questa forma, come se fosse appunto un testo, un romanzo. Simile, non è identico, e vedete che infatti la differenza salta abbastanza agli occhi, simile a quelli, a quell'officina, è un'altra officina che è quella cosiddetta l'officina di Watt, dalla sigla con cui ho conosciuto questo manoscritto, il Vaticano Latino 3199. Questo manoscritto un po' particolare perché si riteneva, adesso c'è qualche dubbio in più, ma si pensava che questo fosse il manoscritto che Boccaccio fa copiare a Firenze, quindi da un'officina, e poi regala a Petrarca. La storia di Petrarca con Dante è una storia particolarmente combattuta. Petrarca è sollecitato da Boccaccio, Boccaccio dice devi leggere la Commedia, è un libro importantissimo, non puoi non averlo mai letto, e Petrarca risponde in una famosa lettera familiare in cui, senza mai nominare una volta Dante, non dice mai il suo nome, però racconta che lui addirittura l'ha conosciuto di persona, apprezza certo la sua poesia volgare. Il latino non lo sa tanto, quindi per uno come Petrarca dire che Dante non sa tanto il latino è come dire è uno scrittore di serie B, però lui sì lo conosce ma non ci vuole perdere tempo perché lui fa tutto un altro mestiere, eccetera. Questo dovrebbe essere il manoscritto che appunto Boccaccio, non contento di avergli mandato la lettera, gli manda per spingerlo a leggerla. Appunto qualche dubbio oggi c'è sul fatto che sia proprio questo codice, però di nuovo questa di Watt è una officina fiorentina della metà del 300
che è quella un po' che sta, fra l'altro questo codice poi vedremo, alla base dei codici di Boccaccio, almeno per il testo. Bene, questi codici sono diffusissimi, infatti nella nostra mostra la maggior parte dei manoscritti e dei frammenti di manoscritti appartengono a questa officina. Ad esempio, il copista principale dei 100 è lo stesso che copia il codice M289 della Pierpont Morgan Library, ce l'abbiamo in mostra non integralmente perché era abbastanza oneroso, come se, però ce ne sono una buona serie di immagini, ed è la stessa mano appunto del copista principale dei 100. Vediamo... Il copista principale dei 100, l'avete solo intravisto, è lo stesso che copia anche i frammenti dell'archivio di La Spezia, che abbiamo là, che erano già archivi di Sarzana, adesso archivio di La Spezia. Il copista di Ashb, invece, quello che abbiamo visto, è quello che ha copiato i frammenti dell'archivio di Stato di Savona. Vedete che anche questi hanno la stessa conformazione, quindi sono tutti codici che arrivano da lì. Il copista di Watt, invece, è quello che copia quel codice che vi ho già citato prima, il codice di Chantilly, quello tutto decorato con Dante che dorme e la selva di Etrus. Quindi sono queste officine diffusissime. Al punto sono talmente diffuse che a queste officine probabilmente possiamo ricondurre anche quasi tutti gli altri frammenti che abbiamo in mostra. Qui purtroppo adesso vi farà lo stesso gioco, perché... li vedrete un secondo e poi spariscono magicamente, comunque sono buona parte dei codici frammentari che abbiamo, persino quelli della società economica, che come vedrete sono ridotti in uno stato pietoso, perché insomma chissà cosa hanno patito, ma questo è un particolare di uno, come vedete anche qui intravediamo la iniziale azzurra con la decorazione rossa, la rubrica in rosso, e poi anche il resto della scrittura è evidentemente riconducibile a quell'officina. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà appunto molti dei pezzi che qui ci sono in esposizione arrivano dalla Toscana. E anzi, probabilmente arrivano da Firenze. Quindi l'officina che li produce è fiorentina, il che non vuol dire che gli acquirenti fossero fiorentini, naturalmente. Quindi poi magari saranno stati acquistati qua, ma la produzione, diciamo, la casa editrice stava là. Nel primo 300 la più grande casa editrice è a Firenze, ed è questo nucleo di officine di scrittoria particolarmente efficace. Poi naturalmente non è che fosse solo lì, ci sono il modello delle due colonne, lo troviamo anche fuori da quell'ambito, ad esempio appunto il codice landiano che ricordavo prima, che è un codice molto interessante perché è uno dei più antichi codici datati che abbiamo della commedia, viene copiato a Genova da un copista marchigiano che si chiamava Antonio, che lo fa su... incarico, probabilmente pagamento, dell'allora podestà, che era Beccaria, che dir si voglia, Pavese, parente di quel tesauro che poi fa una brutta fine. È un codice appunto quindi copiato a Genova, ma non da un genovese e non per un genovese. La cosa interessante di questo manoscritto è che a un certo punto probabilmente lo stesso committente, lo stesso beccario, decide di far ricorreggere tutto il testo da qualcuno, non sappiamo se è lo stesso copista, se è lo stesso Antonio, potrebbe anche non esserlo, perché molte volte la scrittura sembra imitare quella di Antonio da Fermo, però lo fa ricorreggere da capo, cioè chiede che tutto il testo della commedia venga corretto,
cancellando proprio la scrittura precedente e copiandoci sopra, tanto che noi per sapere cosa c'era prima dobbiamo usare oggi la lampada ultravioletti e vedere cosa c'è sotto. Perché questa cosa è interessante? Intanto perché non ci aspetteremo, insomma, in un contesto non di studio, qui stiamo parlando di un codice dato a un ricco, insomma, sicuramente a un ricco rappresentante della nobiltà pavese, ma insomma non era un codice di studio. Non ci aspetteremo un'attenzione, oggi diremmo filologica, di uno che dice, ma insomma, questo testo è tutto sbagliato, correggetelo con quest'altro. Ma soprattutto è interessante perché noi purtroppo non sappiamo se questa cosa è stata fatta a Genova. Sarebbe bello e vogliamo credere che sia così, perché se fosse così vuol dire che anche Genova, che non era, diciamo, uno dei nodi di diffusione principali della cultura manoscritta, scusate che sono andato avanti, dell'epoca, però anche a Genova evidentemente si potevano trovare sufficienti testimoni, codici della commedia da poter dire, senti, questo è sbagliato, correggilo con quest'altro. Nella documentazione che voi trovate in mostra ci sono dei testamenti, sono alla fine del 300, ma dei testamenti molto interessanti, perché vediamo che molti di questi lasciano in eredità copie della commedia. Quindi a testimoniare la diffusione, il successo di questo libro, persino a Genova, che non è forse il posto più centrale dell'Italia di quegli anni, la commedia circola in tante copie e poi addirittura suggerire delle correzioni. Dalla metà del 300, quindi questo per la prima fase, dalla metà del 300, piano piano, grazie proprio a Boccaccio, quel Boccaccio che ho evocato prima, si diffonde un'altra immagine, un'altra idea della commedia di Dante, quindi anche un altro modo di impaginare la commedia di Dante, cioè il modo che possiamo vedere dalle tre copie che fa Boccaccio. Boccaccio copia per tre volte la commedia, in un arco di tempo che va dalla metà degli anni, dal 300, 1350 fino al 1370. Sono tre codici, le riproduzioni, abbiate pazienza, sono un po' quelle che sono, perché sono prese da varie fonti, poi appunto. Però insomma il primo, il più antico, è quello che vedete, che è conosciuto con la sigla TO, è un codice che oggi è alla biblioteca di Toledo, è del più antico, 1355, poi viene il Chigiano, che sta più o meno in mezzo alla Biblioteca Vaticana, e l'ultimo è un codice della Ricardiana. Vedete che sono molto diversi questi qui, perché cosa hanno? Sono su un'unica colonna. E purtroppo le immagini appunto sono quello che sono e non danno sempre bene l'idea, però sono codici medio-grandi, abbastanza quindi voluminosi, e soprattutto tutto intorno al testo c'è un sacco di spazio bianco. Cioè non sono più come quelli che, come avete visto, tendevano non a riempire la pagina, ma insomma a occuparla abbastanza. Qui no, c'è un po' di testo e tanto spazio bianco tutto intorno. La scrittura non è più la cancelleresca, ma è una scrittura testuale, quella che si chiama la littera textualis, cioè una specie di derivazione della scrittura gotica, quella che si usava per l'appunto per i libri, infatti si chiamava in quel modo. C'è appunto una collocazione del testo messo perché in questa maniera? Perché tutto attorno dovevano finirci cosa? Le annotazioni, i commenti, le varianti, qualunque tipo di cosa che potesse capitare sott'occhio. Quindi il testo viene impaginato come si impaginavano i classici della letteratura latina. Questo è un esemplare dell'Eneide, della prima metà del 200. Vedete che qui hanno fatto tutto quel lavoro che vi dicevo, no? C'è il testo al centro e tutto intorno, vedete tutte quelle annotazioni, fatte magari anche a distanza di tempo, e non è detto che dovesse essere, però l'idea era quella. Quindi io ti lascio tanto spazio per annotarlo. Quindi non è più un romanzo a questo punto la commedia, ma è un libro che si deve studiare, che si deve interpretare, e si può studiare in due modi: appuntandosi le cose che ci permettono di capire cosa c'è scritto, segnando appunto se in qualche altro manoscritto c'è una parola diversa,
mettendo un aneddoto che io ho letto da qualche parte che mi spiega magari chi è Ciacco, questo personaggio così misterioso su cui tutti i commenti si sbizzarriscono inventandosi, perché non sappiamo nulla di chi sia Ciacco, inventandosi che era un buffone, che era uno che andava a cena dagli altri. Ecco, tutte queste cose si accumulano nel corso del tempo, ma hanno bisogno di una pagina larga. Quindi il tipo di lettura che a questo punto abbiamo è una lettura di un classico, una idea di un classico. Non è un caso che a questa cosa arrivi Boccaccio per primo, e Boccaccio ha in mente proprio quei modelli lì, è stato studiato in maniera chiara, perché Boccaccio è il primo che propone ai lettori, ai suoi contemporanei, l'idea di Dante come classico. E infatti cosa fa? Copia, come abbiamo detto, 3 volte la commedia, ma non si accontenta di copiare la commedia. Fa operazione, come si direbbe oggi, di marketing con Petrarca, gli dice devi leggerla, diffonde la cosa, ma addirittura insieme con la commedia copia anche altre opere dantesche, La vita nuova e Le canzoni, e soprattutto scrive un'introduzione, quella che oggi chiamiamo il trattatello in laude di Dante, ma che è una vera e propria introduzione a Dante. La vita, le vicissitudini, gli amori, le mogli, i figli, le opere, cosa contengono le opere. Cioè, quello che noi faremmo oggi, no? Se dobbiamo fare un libro su Dante, all'inizio mettiamo un'introduzione in cui diciamo perché Dante è un grande poeta, un po' della sua biografia, eccetera. Boccaccio è il primo che fa questa cosa, cioè il primo che pensa a un libro di Dante che sia una proposta di Dante come un testo classico, come si faceva per Virgilio, in cui prima dell'opera di Virgilio c'era quello che si chiamava l'accessus, cioè appunto l'introduzione. In questa chiave quindi l'idea di Boccaccio ovviamente piano piano si afferma, un po' perché buona parte dei manoscritti della commedia di Dante sono copie dei codici di Boccaccio. E quindi piano piano si imita non solo il testo, ma anche l'impaginazione, l'idea dell'impaginazione. È un po' perché questo modello appunto permetteva a chi ci lavorava sopra di annotarsi le cose, di scriverci sopra. Vi dicevo, vi ricordate, prima erano 74 su 78 quelli su 2 colonne. Dopo Boccaccio, quelli su 2 colonne sono ancora la maggioranza, 85, ma quelli su una colonna solo diventano più o meno uguali, 78. Quindi le percentuali diventano più o meno corrispondenti. Rimarrà il vecchio modello. Noi adesso ve li sto mettendo un po' come se fosse una successione di cose che una supera l'altra. Non è che si superano, convivono come tutte le forme, no? Però sicuramente questo modello diventa un modello particolarmente importante. Nella nostra mostra c'è uno dei codici più più fieri di aver messo, perché è un codice che finora non era mai stato esposto, un codice di collezione privata, noto come codice Baratta, e questo è il codice che più rappresenta questa immagine appunto del codice Boccaccio, un codice della fine del 300, siamo abbastanza in là nel tempo, e come vedete un'unica colonna, spazi molto ampi intorno, è un po' più piccolo rispetto alla media dei codici della, diciamo, Boccacciani, perché è stato anche un po' rifilato, però insomma per il resto corrisponde molto bene. Vedete la scrittura, non è la scrittura prima quella cancelleresca, ma una scrittura di tipo appunto testuale, e è un codice che aveva quella funzione. E infatti un copista, non è il copista che copia il resto del codice, è una mano successiva, probabilmente una mano già quattrocentesca, però in tutto il manoscritto fa quello che Boccaccio sarebbe stato contento, inizia a segnarsi delle varianti. Così girammo nella Lorda Pozza, lui trova un manoscritto che c'è scritto così girammo della Lorda Pozza, e quindi piano piano si segna a fianco, anche qui avevo fatto una cosa bella con i disegnini, ma insomma vabbè, si segna tutte le singole varianti. Non ci sono note di commento se non un paio, però varianti ce ne sono tante. Fra l'altro il testo non è copiato, non è il testo simile a quello che di Boccaccio, il testo viene da un'altra tradizione, le varianti vengono da Boccaccio, quindi questo copista ha imitato
la mise en page, l'impaginazione, ma non il testo è diverso. Un altro codice che abbiamo qui in mostra e che è veramente forse l'apoteosi del concetto di codice di Boccaccio è questo. Questo è il codice di Madrid. È l'unico codice che è sicuramente stato copiato da un genovese, perché è l'unico codice linguisticamente genovese, eh? Il codice 10.186 della Biblioteca Nazionale di Spagna. Su una sola colonna, viene datato al 1354, onestamente abbiamo tutti dei grossi dubbi, perché c'è la data, c'è proprio la data 1354, ma questo non è detto che voglia dire molto. Molto spesso chi copiava un manoscritto copiava anche le date che trovava nel codice, senza che necessariamente fossero quelle vere. Il problema è che questo codice ha tutta una serie di particolari, ne parla nel catalogo anche Ameri, Gianluca Ameri, che ha studiato bene questa cosa, delle particolarità di decorazioni che rinviano fuori dall'Italia, rinviano alla Spagna, la scrittura è una scrittura abbastanza tarda, insomma non è neanche escluso che in realtà sia molto più tardo, quindi non precedente a Boccaccio ma successivo. Però la cosa più interessante, come vedete, è questo profluvio di cose che si accampano intorno al testo di Dante e sono cose curiosissime, ad esempio l'intera traduzione in castigliano. Quelle che vedete sul margine sinistro in colonnata è la traduzione integrale in castigliano, la fa un personaggio, adesso cerco di recuperare il nome, che è Enrique de Villena. La traduzione è del 1428, anche questo insomma è curioso, quindi nel 1428 la traduce tutta, è la prima traduzione di Dante fatta nella penisola iberica, perché ce n'è un'altra in catalano ma la finisce 10 mesi dopo, quindi i catalani non lo devono sapere perché queste cose non le sopportano, ma insomma sono arrivati in questo caso dopo i castigliani, quindi c'è tutta la traduzione integrale che non è mai circolata perché non è mai stata stampata, ma c'è. Poi ci sono, come vedete, tutta una serie di commenti, di note di commento fatte da tante persone in un arco di tempo sicuramente molto ampio, e sono queste soprattutto note di commento, cioè persone che fanno quel che vi dicevo, si annotano in latino, in volgare italiano e in castigliano, quindi ben tre tipi diversi di lingue, più la traduzione in castigliano, più il testo di Dante. Più in corredo di queste cose, lo vedremo tra un attimo, degli altri testi che c'entrano con Dante. Quindi è una specie di, non so come chiamarlo, antologia della critica su Dante, la vogliamo definire così. Fra l'altro le annotazioni derivano, alcune si sa da dove arrivano perché sono commenti in latino conosciuti, altre non sappiamo. Quindi ci sono anche tante fonti. Nel corso del tempo vengono accumulate tutte queste annotazioni. Il codice probabilmente è stato copiato in Spagna, ecco, su questo credo che siamo abbastanza sicuri, da un genovese. Non è strano, perché i genovesi avevano tutta una serie di enclave tra Barcellona e il Baleari, Siviglia, quindi potrebbe essere che sia stato copiato lì. Dopo la commedia, in questo codice c'è una serie di un capitolo, come si dice, cioè quindi un componimento in terza rima, che è un riassunto della commedia. La commedia, tra le altre cose strane, era un testo lunghissimo, difficile, allora quasi da subito, anzi vedremo da subitissimo, si fanno dei riassunti, quelli che una volta si sarebbero definiti dei bignami, solo che si fanno in terzine. Quello che c'è qui nel codice di Madrid è quello di Meo degli Ugurgeri, che non è uno dei più diffusi, però ce ne sono altri, ce ne sono altri. Ad esempio, due dei primi che li fanno sono uno, Bosone da Gubbio, che era un poeta umbro più o meno dell'età di Dante, e uno è il figlio di Dante, Jacopo Alighieri. I figli di Dante, Jacopo e Pietro, hanno una funzione importantissima nella prima storia di Dante, perché scrivono i primi commenti. Jacopo fa soltanto una serie di note di commento all'inferno, invece Pietro,
che era un giudice, quindi ferrato di latino, scrive un poderoso commento in latino integrale e addirittura ne fa tre versioni, quindi insomma ci lavora tutta la vita in pratica a diffondere. E lo scopo di questi commenti era molto banale, era quello di spiegare un'opera complicata. Perché nella commedia ci sono allusioni storiche, allusioni filosofiche, citazioni di personaggi. Tutto questo che noi oggi non capiamo e per cui tutte le volte dobbiamo, no? Spesso dobbiamo andarci a cercare nelle note chi sono, lo capivano esattamente allo stesso modo i lettori del 300, forse anche meno perché avevano meno strumenti di ricerca e quindi era necessario che tutti questi testi fossero corredati di strumenti critici. Uno erano appunto i capitoli, questi capitoli che vedete qui riprodotti sono di nuovo nel codice Baratta, nel codice di Chiavari, e sono naturalmente non appartengono a quel copista, sono stati fatti dopo, sono inseriti come carta di guardia, sono successivi, questa è una mano quattrocentesca, però appunto, fra l'altro di solito questi due circolano sempre assieme, ma naturalmente appunto oltre al tipo, diciamo agli riassunti, appunto si dovevano fare i commenti. E di nuovo qui quindi c'è un altro modello concorrente, il testo commentato, quindi non più il testo disposto per le note di lettura, no, io ti do proprio il testo e il commento. Il modello è il modello dei libri di studio, questo è un frammento della Curso, cioè un testo giuridico con il commento che è all'archivio di Bologna. L'altro, che adesso intravedrete un attimo per magia e poi sparirà, è uno dei codici più famosi della commedia commentata, cioè un codice che oggi è in due pezzi, una a Firenze e una a Milano, che è stato fatto nel 1340 da un copista di Bologna che si chiamava Galvano, Maestro Galvano, bellissimo decorato, e che contiene il più antico commento in volgare di Dante, che non è in fiorentino ma in bolognese, e lo fa Giacomo della Lana, quindi adesso lo intravedrete, ecco, e sparisce, è lui. Però del commento di Giacomo della Lana abbiamo un pezzo qua, abbiamo un foglio che è saltato fuori, l'ha trovato Giustino Giati, non se ne sapeva, rimettendo mano alle carte dell'archivio, ed è un frammento di questo commento diffusissimo, infatti vedremo che tra un attimo ritorna, scritto originariamente in bolognese ma poi trascritto in fiorentino, in toscano, quindi circa dappertutto. Questo commento ha una particolarità, che è rimasto solo questo foglio, è la fine del commento al quinto, mi pare, quinto del Paradiso e l'inizio del commento al sesto. Vedete che qui c'è un piccolo spazio, no? In alto, perché probabilmente ci doveva andare un'illustrazione. Nei commenti ci sono spesso delle illustrazioni, perché devono chiarire delle cose, ad esempio quella che abbiamo messo nella copertina del catalogo, che illustra quali sono i cerchi dell'inferno. Anche oggi, no? Qualunque edizione di Dante ha il cerchio dell'inferno, il monte del purgatorio, queste cose si usavano, quindi molto spesso si lasciava lo spazio per inserire delle illustrazioni che chiarissero il testo. Questo commento non ha il testo, vedete, non c'è il testo di Dante, c'è esclusivamente il commento. Quindi non abbiamo qui codici di quel tipo che abbiamo visto prima, col testo al centro e il commento tutto intorno. Abbiamo però codici come questo e come molti codici che circolano proprio di Giacomo della Lana, qui probabilmente il testo era prima, chissà che fine ha fatto, e c'è rimasto soltanto questo foglio. Ce ne abbiamo un po' di questi testi, ad esempio appunto il codice di Chantilly, quello che dicevamo prima, contiene solo l'inferno, qui vedete proprio come finisce, contiene c'è solo la prima cantica, finisce l'inferno, explicit poema, adesso non ci vedo molto, scusate, commedia mi pare, no? Cantica, no, prima cantica, commedia d'antis, explicit, e poi a fianco inizia il commento è quello di Guido da Pisa, come vedete, bellissimo, anche questo è un codice istoriato, nella S iniziale c'è il ritratto di Guido da Pisa, codice questo fatto anche qui in Liguria, questo qua. Simile è il codice, un altro codice che abbiamo qui in mostra, che è il codice di Savona. Qui però il commento non è tutto alla fine, è canto per canto,
Quindi finisce il Kant e poi chiose del primo capitolo dell'inferno, quindi vabbè, del terzo capitolo dell'inferno in questo caso. Quindi canto, capitolo, canto, capitolo. Un codice commentato anche è quello, più moderno che abbiamo, quindi che è il codice della raccolta d'Urazzo, che però è un codice particolare, è un codice meraviglioso, se avete avuto modo di vedere la mostra lo ricorderete, l'ultimo, è un codice molto piccolo, elegantissimo, con un apparato di decorazioni meravigliose, una scrittura ordinatissima e in cui ritroviamo il modello di una colonna sola con le chiose, ma non in quel modo disordinato tutto raffazzonato che abbiamo visto nel codice di Madrid. Qui chiaramente cosa sta probabilmente copiando da un codice che aveva già delle annotazioni e quindi le può fare in maniera molto ordinata. Questo è un codice sicuramente destinato non a uno studioso ma a un lettore di alto livello che voleva avere un prodotto prezioso ma nello stesso tempo voleva avere qualche cosa che lo aiutasse nella lettura, cioè un apparato di chiose, quindi siamo veramente a un livello altissimo. Fra l'altro è di pergamena, con una pergamena chiarissima. La maggior parte dei codici di Dante sono sempre in pergamena. Questa è un'altra cosa interessante. Anche quando incominciano a essere copiati i manoscritti su carta, Dante di solito lo si copia su pergamena, perché di nuovo la pergamena era un supporto che si riteneva desse una maggiore maggior lustro al testo che conteneva. Quindi insomma ancora nel tardo 400 i codici cartacei che abbiamo sono solo due, non a caso quasi tutti sono in pergamena, magari brutti ma in pergamena. L'ultimo modo che c'era di rendere chiaro Dante era quello delle illustrazioni. Qui abbiamo appunto, l'abbiamo già visto, il codice di Chantilly, che è un codice illustrato, ma un codice di cui rimpiangiamo di avere solo dei pezzi è quello che le cui carte sono conservate qui all'archivio, anche qui io ve ne avevo messo un po', ma le vedrete anche qui apparire e sparire in un attimo, codice della, frammenti di un codice dell'archivio che ha un apparato di illustrazioni probabilmente veneto, anche se il testo è toscano, quindi chissà, fatto forse veneto, potrebbe anche essere emiliano, quindi magari fatto a Bologna. Molto spesso i manoscritti c'era un copista e poi naturalmente lo si faceva fare le illustrazioni a chi era del mestiere, quindi potevano essere cose assolutamente diverse. Questo è un codice di cui appunto purtroppo abbiamo soltanto qualche carta che ha un apparato molto didascalico di illustrazioni, cioè le illustrazioni sono praticamente quasi ad ogni canto e ogni illustrazione indica più o meno il contenuto. Questi sono i dannati nel lago di Cocito, infatti sono bianchi completamente nudi perché sono nel freddo, quindi ogni canto ha una illustrazione e vabbè, fra l'altro con un grosso uso di lamina d'oro, quindi proprio un codice molto bello. Purtroppo niente, ce n'è rimasto quello che ci è rimasto e ci accontentiamo di quello che abbiamo. Questo è l'ultimo codice e chiudo anche quello che vi volevo più o meno dire come panorama. Qui siamo ormai a metà del 400, 1450. È un codice di nuovo scritto a Genova, sappiamo anche chi lo scrive, che si chiama Giuliano Lercari. Oggi questo codice è la Biblioteca Laurenziana, è il Medicio Palatino 73. Questo è un codice già, come vedete, moderno. È il primo, non so se l'avrete notato, è il primo manoscritto in cui le terzine sono isolate. C'è un rigo, quindi non c'è più l'idea di un flusso di versi come se fosse appunto un racconto, ma qualcosa che assomiglia un po' a una poesia. Ogni terzina è una strofa. Anche questo la scrittura, ormai la scrittura che si usa a metà del 400, quella che si chiama la littera antiqua, una scrittura che imitava le scritture classiche attraverso la scrittura carolingia in realtà, quindi la scrittura nostra fondamentalmente, quella che usiamo ancora noi nei libri.
Perché questo codice, oltre ovviamente qui in mostra, perché è naturalmente non solo è stato copiato da un genovese, ma è stato a Genova a lungo, è passato attraverso varie famiglie, quindi ci sono tutte delle note di possesso che ne testimoniano la sua permanenza qui in città. Ma la cosa interessante, per cui è anche bello che in qualche modo chiuda tutto il percorso che abbiamo fatto oggi, non la mostra, perché la mostra la chiude giustamente il codice Durazzo, che è il più bello che abbiamo, e quindi uno se lo deve guadagnare, insomma, se li deve vedere tutti prima di arrivare a quello. Perché questo è già un manoscritto che ci porta nella percezione rinascimentale di Dante. In questo manoscritto c'è la commedia, ma poi in fondo troviamo Petrarca. C'è l'altro, quello che abbiamo visto finora essere il concorrente. Ci sono un po' di poesie di Petrarca, ovviamente del canzoniere, e poi ci sono i due epitaffi, quello in morte di Dante, Inclita Fama, quello che c'è ancora adesso sulla tomba a Ravenna, che non era quello prima, perché quello prima era un altro, e c'è l'epitaffio in morte di Petrarca, che credo sia quello che trovate nel sepolcro di Arquas. Alla fine di questo, della storia antica di Dante, l'umanesimo che qui viene rappresentato sia dal punto di vista formale, con questa compostezza appunto di scrittura, di una pagina molto larga, poco spazio per le note, l'umanesimo non era un'età erudita in questo senso, vede appunto in qualche modo vede realizzarsi quello che era il sogno di Boccaccio, cioè l'idea di una coesistenza dei due grandi modelli, Petrarca e Dante, e il manoscritto di Lercari, questo manoscritto, in qualche modo lo mette in atto, mettendoli insieme, facendo sì che Petrarca sia una sorta di appendice alla commedia, ma allo stesso livello di dignità e di scrittura, e ci porta quindi in qualche modo verso quella dimensione che sarà appunto del 400 di diffusione di vite parallele. Dopo le vite di Dante, dopo il Boccaccio che scrive il Trattatello in laude di Dante, e quindi tutta una serie di vite dantesche, a partire dal 400 le vite sono le vite di Dante e Petrarca. I due sono assimilati, appaiati, per tanti versi diversi, gemelli diversi, per riprendere una cosa, quindi sono molto diversi per tanti aspetti, però per tanti aspetti percepiti come vicende di un'unica storia culturale che appunto in qualche modo ha attraversato tutto il Medioevo. Vi ringrazio per la pazienza. Bene, grazie al professor Berisso per questa visita guidata alla mostra con ragionamenti e con anche delle bellissime immagini di codici che ahimè non abbiamo qui, ma quelle dei nostri codici qui esposti hanno reso l'idea anche del lavoro che c'è stato per non solo per identificare questi codici, ma anche poi per riuscire a farseli prestare in un momento difficile come quello del Covid. Quindi grazie per questa spiegazione anche molto comprensibile, cosa che non è veramente da tutti riuscire a farsi capire quando si trattano argomenti di questa levatura. La nostra mostra non sarà prorogata, non si può, per tutta una serie di ragioni, quindi ci stiamo avvicinando verso la chiusura che è stabilita per il 10 di dicembre. Faremo questo sabato un'ulteriore apertura straordinaria dalle 9 alle 13 con visite guidate ogni ora, e si può accedere anche senza prenotazione, quindi tentiamo di farvela vedere fino all'ultimo, ma vi raccomandiamo, chi non avesse ancora avuto l'occasione di vedere questi manoscritti,
quelli di cui ha parlato il professor Berisse, quelli della seconda parte della mostra, quelli documentari, quelli che ci parlano dei personaggi liguri che compaiono nella commedia, anche dei paesaggi liguri, vi raccomando di tentare di fare uno sforzo. Siamo stati colpiti da incredibili nubifragi nelle nostre precedenti aperture straordinarie, speriamo che questo sabato non succeda, perché devo dire che però Padre Dante ci ha ispirato, perché eravamo qui e mentre l'acqua entrava a catinelle dalle finestre bombardate letteralmente d'acqua, noi siamo riusciti a intervenire per asciugare e per evitare che avvenissero danni, non alla mostra che è assolutamente protetta, ma ahimè al resto della struttura, che quando piove non imbarca acqua di solito, ma quando piove tanto diciamo che le gronde non fanno il servizio che dovrebbero fare. Speriamo che questo sabato il destino e Padre Dante ci proteggano un po' di più. Siete ovviamente tutti quanti invitati, come siete tutti invitati all'ultima delle nostre conferenze, che sarà il 9 dicembre, proprio in zona Cesarini, quando Margherita Priarone ci parlerà di un'impresa editoriale, quella di un'edizione della Divina Commedia ottocentesca illustrata da Bartolomeo Pinelli. Quindi io vi ringrazio per aver sfidato una temperatura che, ahimè, è ancora peggiorata rispetto a quando vi siete arrivati, quindi copritevi bene uscendo, perché siamo in mezzo letteralmente al freddo e al gelo. Grazie veramente per essere venuti, ma direi che quello che ci ha raccontato il professor Berisso ne valeva veramente la pena, quindi siete stati eroici, ma siete stati anche ricompensati. Vi aspettiamo in questi ultimi giorni di mostra, sabato già se vorrete, altrimenti la settimana prossima telefonate, prenotate, vi faremo di tutto per tenerla aperta a tutte le ore, ma come avete visto i problemi di personale spesso ci limitano addirittura all'apertura della sala studio agli studiosi, quindi cercate di venirci incontro nel nostro sforzo, perché in ogni caso riuscire a vedere delle cose belle, riuscire ad approfondire la cultura in questi tempi in cui ci chiediamo sempre se la settimana prossima saremo aperti, se non ci sarà un altro lockdown o simili, è veramente qualcosa di importante anche per tirarsi su. Grazie ancora della vostra partecipazione e arrivederci a presto. Buona serata, grazie.